Bentornati a un nuovo video in collaborazione con IndieReviews.it. Io sono Axias00 e il gioco che ci apprestiamo a vedere è Adventures of Pip. Lo potete già trovare, questo gioco, appunto, su Steam. E da giovedì 21 gennaio 2016 lo potete trovare anche su Wii U. Tra l'altro è già disponibile anche su iOS, scusate, me ne ero dimenticato. E in futuro lo potrete trovare anche su Xbox Game Store e sul PlayStation Store. Allora, che cos'è questo Adventures of Pip? È la storia di un pixel che ci vede appunto come eroi che dobbiamo salvare, eroi che devono salvare appunto la principessa rapita dalla malvagia Queen Derezia. Allora, io, come vedete, il gioco l'ho già finito, i mondi sono 5, i primi 4 mondi sono composti da 8 livelli, l'ultimo mondo è composto da soli 4 livelli. Allora, Il gioco è un platform a tutti gli effetti, questo è il punto di partenza, cioè il castello, la nostra base, dove appunto potremo rifornirci ogni volta di potenziamenti e oggetti, oggettistica varia, poi dopo ve la farò vedere. Prima volevo far vedere un attimo, questa è la mappa di gioco, si sbloccherà via via ovviamente. Vi volevo far vedere il secondo mondo, cioè le paludi. Perché? Perché il primo mondo non è nient'altro che un grand tutorial. Sì, alla fine è questo, è un grand tutorial. Quindi, allora, iniziamo subito col mondo 2-2 e vediamo meglio come funziona questo gioco. Allora, noi siamo questo pixel inizialmente. Il pixel, questi sono nemici ovviamente, i pixel, diciamo sì, il pixel, il nostro pixel si può evolvere. Io intanto sto cercando di... Ok, può planare questo pixel, per chi non lo sapesse, sto giocando da tastiera per la cronaca. E allora, quelli sono degli, diciamo, dei nemici che ci permettono di evolvere, come avete visto. Noi abbiamo due evoluzioni disponibili, cioè da pixel, poi possiamo evolverci in, scusate, ve lo faccio vedere, questo, che può saltare sulle pareti, come vedete, può aggrapparsi alle pareti, lui no. La versione precedente può anche nuotare. Questa versione invece può tirare con la spada, come potete vedere. Dobbiamo aprire. Se vogliamo, possiamo aprire gli scrigni in cui troveremo sempre e solo, diciamo, denaro. Mai niente di più, solo denaro. Possiamo devolvere, come potete vedere che sto facendo con il tasto L, in questo caso della tastiera, molto utile in molti casi, tra l'altro con lui possiamo spingere le casse solo con lui, insomma praticamente è un gioco, è un platform, è un action platform, è votato anche al puzzle, in quanto dovremmo appunto affrontare diversi puzzle nel corso dell'avventura per riuscire a proseguire nel gioco. I puzzle ovviamente sono molto semplici, sono spostare casse e cercare il modo di proseguire. Allora, cosa dobbiamo fare anche durante la partita? Dobbiamo cercare di salvare questi, è quello che doveva essere qui ma non c'è perché l'ho già salvato, diciamo i paesani del nostro villaggio che è stato distrutto da Queen Derezia quando ha rapito la principessa. E questa è, diciamo, ok, ce l'ho fatta. Questa è, diciamo, la trama del gioco, appunto. E il gioco si sviluppa, come ho già detto, in 5 mondi. Ma il primo è molto noioso. Vi assicuro che il primo sarà molto molto noioso come mondo. Quindi se comprerete il gioco e se lo vorrete giocare, non fate caso al primo mondo. Qui c'era un altro villager. Non fate caso al primo mondo, perché il primo mondo sarà molto noioso. Gli altri, come da questo in poi, in pratica miglioreranno di molto. Prima di tutto perché non ci sarà appunto il tutorial a dirvi esattamente cosa dovete fare, ma finalmente avrete un po' di spazio per voi, che è già qualcosa, in quanto il tutorial sì, molto carino, però insomma poteva finire molto prima, diciamo così. E ok, mamma mia com'è andata bene. E cos'altro dire? Nel gioco, andando avanti, potrete giusto, anche in questi scrigni qui, in questi rossi, potete trovare solo e soltanto denaro, cosa che secondo me poteva essere cambiata moltissimo, mettendo magari anche qualche oggetto, oggettistica comunque varia, trovabile in giro per il mondo, cosa che invece non è fattibile, ma diciamo si può trovare l'oggettistica solo acquistando nei vari negozi. E appunto di questo vi volevo parlare, cioè dei negozi. Ora finiremo i livelli e poi vi porterò direttamente a vedere. I negozi si sbloccano via via andando avanti nei livelli. Cioè, in che senso? Nel senso che alla fine del primo mondo sbloccheremo il... questo ve lo dico, tanto non è spoiler. Sbloccheremo il negozio del... come si chiama? L'alchimista, diciamo così. E
Nel secondo mondo invece poi sbloccheremo un altro negozio, è l'unico sbloccabile dopo al primo, cioè sono gli unici due negozi sbloccabili tra l'altro in tutto il gioco, che è quello del fabbro. Ora ce li andiamo a vedere, anche perché qui abbiamo finito il livello, quindi noi ora prendiamo stage clear, ok, perfetto, alla grande, qui dalla somma dei soldi, diciamo dei pixel d'oro che abbiamo preso, ok, un perfect perché io avevo già salvato, quelli sono i paesani che si salvano nei vari livelli, per fare i perfect dovete salvare tutti i paesani, io l'ho già finito completamente al 100% questo gioco, comunque tra l'altro prendendo tutti gli achievement di Steam che sono 20, per chi se lo stesse chiedendo. E allora, questo è il villaggio, ovviamente quando inizierete è tutto distrutto e non ci saranno questi omini ma ci saranno solo pixel. Allora, vi volevo far vedere i negozi, perché? Perché c'è una... c'è da dire una cosa sui negozi, cioè che praticamente... ah, il gioco è completamente in inglese, per la cronaca. Perché questi boost qui sono completamente inutili. Sì, avete sentito bene, sono completamente inutili, non li ho mai usati, ne ho provati a comprare uno, cioè questo, i Fire Orbs, non l'ho mai usato, praticamente, mai. Questo creerebbe praticamente un anello di fuoco che distruggerebbe tutti i nemici sul vostro cammino, come c'è scritto sotto, ma non l'ho mai usato. E francamente, non lo so, questo ti fa capire dove sono, diciamo, i paesani, questo ti fa capire dove sono gli scrigni. Questa è una pozione che, diciamo, ripiena tutta l'energia, rimette tutta l'energia al nostro Pip quando arriva in fondo, e questo, diciamo, in automatico. Questa invece è quella manuale, cioè una pozione che rimette tutti i cuori, ma in automatico. Qui c'era un altro potenziamento che ci dava un cuore in più, supplementare a quelli che già abbiamo. È attivabile 3 volte questo potenziamento, ed è l'unico potenziamento buono in questo negozio, l'unico veramente, l'unico proprio di tutti, perché anche questo, come vedete, ci rende temporaneamente invincibili contro nemici e ci permette anche di camminare sulla lava. Peccato che è abbastanza inutile, proprio, ma proprio inutile. Quindi altro, i potenziamenti, diciamo, sono, non lo so, li possiamo anche lasciare lì. Il bello è che costano anche tanti soldi, e i soldi servono solo a comprare i potenziamenti, quindi anche trovare i soldi ha un'utilità molto relativa. Io qui, è vero, ho comprato tutti i potenziamenti, quindi non mi ci fa entrare, comunque i potenziamenti disponibili sono 5 se non ricordo male. E veramente utile ce n'è uno solo anche lì dentro, in quanto è il potenziamento che ti permette di prendere metà danno dai nemici, ed è l'unico veramente utile. Ce n'è un altro che permette alla nostra spada, quando siamo nella, diciamo, risoluzione più alta, di sparare quando siamo a piena vita, cioè di sparare delle palline di fuoco quando siamo a piena vita. Può tornare utile alle volte, ma molto raramente, sinceramente. Il resto sono completamente bypassabili e skippabili, tutti gli altri potenziamenti. Quindi, su questa cosa potevano sinceramente lavorare di più, e molto meglio tra l'altro. Ed è un peccato, perché? Perché il gioco, dal secondo mondo in poi, ripeto, dal secondo mondo in poi, diventa molto carino, diventa veramente anche abbastanza complesso in alcuni casi, molto difficilotto. Mai frustrante, difficile solamente comunque nei livelli avanzati, tipo dal quarto mondo in poi. Prima, il secondo e il terzo si fanno abbastanza agevolmente in ogni caso. L'ho finito in poco più di 6 ore, no, non 7 ore, poco più di 6 ore circa, al 100%, quindi la durata è abbastanza esigua. Al momento ho letto che, ho le informazioni che appunto sull'eShop uscirà al prezzo di 13 euro circa, e secondo me è troppo, eShop Wii U. Comunque lo potete trovare più o meno allo stesso prezzo anche su Steam, a parte vari sconti molto forti che ovviamente sapete ci sono su Steam, o anche su Humble Bundle, mi sembra, sul sito dell'Humble Bundle potete, l'Humble Store, ora l'ho detto, potete trovarlo. E se lo trovate tipo a 4,99€ o qualcosa del genere, vi consiglio di prenderlo. A prezzo superiore, sinceramente, per quanto dura, secondo me non ne vale la pena, per il semplice fatto che dura abbastanza poco. 6 ore per finirlo al 100% sono un po' pochine, secondo me, almeno per un gioco che costa sopra i 10 euro sono un po' pochine. Resta il fatto che è comunque divertente, è un gioco divertente, quindi se vi piacciono gli action platform, secondo me potreste farci un pensierino. Poi ovviamente è tutto nel vostro portafoglio, ovviamente dipende da quanto potete spendere e eccetera, perciò vedete un po' voi. Il mio consiglio è di prendervelo, ripeto, solo se vi piacciono veramente tanto gli action platform, almeno a prezzo pieno. Se invece lo trovate scontato, prendetelo pure, perché sicuramente vi divertirete con questo gioco.
Detto questo, direi che da Access 00 e da Indie Reviews ci possiamo salutare qui, è tutto. Vi ricordo, se vi va di ovviamente io ringrazio gli sviluppatori di Indie Reviews per avermi permesso di avere la key di questo gioco, ci mancherebbe altro, grazie mille sia a Indie Reviews che agli sviluppatori, cioè ai TikTok Games, che sono sia sviluppatori che editori del gioco, tra l'altro. E vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link del caso relativi al gioco, a Indie Reviews e al mio canale, quindi metterò tutto in descrizione se volete fare una visita a indiereviews.it, mi raccomando, e iscrivetevi anche alla newsletter, in quanto spesso vengono fatti contest per giochi Wii U e 3DS, quindi se siete interessati trovate il link per il sito in descrizione, insieme appunto ai link per Twitter e Facebook sia di Indie Reviews che miei che degli sviluppatori, e comunque guardate un attimo la descrizione che ci troverete tutto quanto di quello che avete bisogno, quindi non vi preoccupate, tutti i link del caso li trovate lì, perciò tranquilli. Un saluto ancora da Access00 e da IndieReviews.it e alla prossima, ciao!